Siamo qui al Comune per cogliere le prime impressioni riguardo al referendum del 12 e 13 giugno 2011. Vediamo un po' gli onorevoli che usciranno. L'onorevole Cannellone. Cannellone! Onorevole! 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 Fermi. Onorevole Cannellone, ci dica, questo referendum come le è sembrato? Ci dica. Rifornimentum? Onorevole, sempre voglio di scherzare. Il nostro onorevole. Il referendum, onorevole, 12-13 giugno, acqua, nucleare, temi scottanti, ci dica. Ah! Certo, referendum, sì. Niente, è stata una vittoria importantissima. Una vittoria importantissima perché è stato un esempio di partecipazione collettiva da parte dei cittadini e sicuramente anche un esempio incredibile che la nostra politica funziona. Grazie. Ma onorevole, venga qui! Onorevole. Ci voleva scappare il nostro onorevole. Ma ovviamente no. Se ho sentito bene, lei è a favore, ora, in questo momento, del referendum che si è tenuto il 12 e 13 giugno. Ci dica. Certamente. Lei forse non sa, caro il mio, perché non è che adesso io sono a favore, caro il mio giornalista, diciamo così. Perché lei, adesso capisci? Capisce anzi, perché lei del tu non glielo do. Adesso tutti, a favore dei beni comuni, io ho fatto questo, io faccio, dico. Sì, sì. Ma lei come voi, non avete capito che è grazie a me che questo referendum ha avuto l'esito che ha avuto. Oh. Questa è una notizia incredibile, telespettatori. L'onorevole Cannellone ha dato la sua firma positiva al referendum. Abbiamo capito bene? Onorevole? Lucet, no test, tut, cod, quod, luminabat. Un nuovo detto del nostro onorevole. Ci dica. Evidentemente lei non conosce il latino. Ma io lo conosco benissimo invece. No, il fatto è che ci sono stati un gruppo di finanzieri che voleva acquistare le azioni di Acqua Mia. Sì. Se questo fosse successo, tutto questo, bella, felicità per questo esito positivo, non sarebbe avvenuto. Mentre tutti erano a manifestare quei palloncini, qui no al nucleare, palloncini, quei bei visini, bei colori, io ho acquistato Acqua Mia. Molto, ho acquistato Acqua Mia e l'ho tolta a questi personaggi. Così facendo ho catalizzato su di me la fazione del no al referendum. Telespettatori, ultima ora. Lei? Dell'onorevole Cannellone. Ma speriamo di no, che non è l'ultima ora, c'è ancora 40 anni. Quindi... Cannellone, no, Cannellone. Lei conosce la favola del pifferaio magico? Ma certo che sì, chi è che non la conosce? Oh, visto che non la conosce, la spiego io. Il pifferaio magico ha portato fuori dalla città i topi, così facendo ha salvato dal pericolo i cittadini, ok? Sì. Così ho fatto io. Sì. Incredibile. Ho salvato. Incredibile, nessuno se lo sarebbe mai aspettato. Ah no, va. Questa uscita momentanea dell'onorevole Cannellone. Ma no, momentanea, scusi, Ma lei veramente, lei e voi, veramente credevate che io, io, cazzo, io avrei veramente detto, aver votato no. O comunque non ero a favore del nucleare. Mai stato a favore del nucleare, mai stato a favore dell'acqua privatizzata. Ma mai. Allora, onorevole, pensi a tutte quelle persone che hanno investito i loro soldi nell'acqua, nel nucleare, proprio questi giorni. Ma no, ma lei pensi proprio ad Acqua Mia, la società,
che ha investito in quella società si è trovato proprio... Come si è trovato? È andato proprio... Ci dica. No, erano dei maldestri. Dei... Sì, queste persone che credevano di fare bei soldi. Queste persone, ci dica... Modesti. Sì, modesti. Ma anche... Come definirle? Come? Ma maleducati, malinformati. Ma anche di più! Diciamo, queste persone... Dei coglioni! Porco cazzo!